Molto, ma affascinato per 2 giorni. Il viaggio è stato un viaggio molto impegnativo, perché normalmente non viaggiamo in strada, soprattutto sull'Appennino. Soprattutto fare il Turchino è stato molto bello dal punto di vista tecnico. Abbiamo scelto mezzi molto freschi, abbiamo scelto trattoristi con una discreta esperienza, mezzi con variazione continua, quindi con il minor consumo possibile di gasolio, per cercare di arrivare qui senza problemi. Il viaggio è durato 10 ore, le forze dell'ordine ci hanno scortato, è stata un'ottima collaborazione, ci hanno fatto fare i vari fermi ritenendo che dovevamo rispettare determinate tempistiche di guida continua e non superarle, ci hanno fatto firmare la documentazione, poi ci hanno portato qui. Qui ovviamente vedete il posto è infelice, è un po' fuori mano, avremmo gradito un maggior contatto con la popolazione, avremmo gradito un maggior contatto con le persone per poter anche esporre, per far vedere chi siamo. Siamo persone vere, veraci, appassionate del nostro mestiere, appassionate del nostro lavoro, volevamo trasmettere questa passione, volevamo far vedere che non siamo quelle persone che etichettano, che non siamo quel tipo di avvelenatori di terra come certe leggi comunitarie ci hanno fatto sembrare. Non abbiamo ancora chiaro niente, è stato posto come un invito, sembrava un invito bonario, noi abbiamo aderito, siamo scesi, sembra un'opportunità. Non vogliamo andarci a lagnare ovviamente davanti all'intera Italia, perché penso che sia un momento di giovialità per cui la gente non abbia voglia di vedere le persone in lacrime, tutto sommato, ma vogliamo portare ciò che siamo realmente. Noi siamo la base su cui si fonda tutto il Made in Italy, tutto l'indotto di turismo, di gastronomia, si basa sulla gente che vuole venire in Italia a mangiare il cibo italiano, a mangiare la cucina mediterranea e non le cavallette, non i surrogati. Ad Amadeus e la RAI l'appello che facciamo, noi siamo qui, siamo venuti qui e abbiamo fatto questa lunga percorrenza. Sarebbe un piacere vedersi, sarebbe un piacere poter scambiare 4 battute, se per necessità non ci possono far venire all'Ariston, se qualcuno di loro avesse piacere a venirci a trovare, a tagliare anche insieme un salame, a fare 4 chiacchiere, sarebbe comunque un piacere. Speriamo sia accettata come proposta, come invito da parte nostra. E sulla vostra attività quanto incide se dovete sospendere la vostra attività? Beh, io ho già avuto...